Ciao. Allora oggi avrei bisogno io che tu mi chieda come sto, per dirti che così sto sulle spine, non sono molto a mio agio perché devo registrare, voglio registrare, credo che sia utile registrare un video sulla sindrome di Münchhausen, che è la sindrome di cui volevo parlare una settimana fa per il giorno della mamma, per aiutare chi si sente un po' spaesato o si sente un po' strana. Quando appunto per la festa della mamma si sente forse un po' in colpa di non proprio festeggiarla. Però poi parlandone ho già cominciato a registrare, a metà discorso ho deviato sul lato positivo, in realtà ho parlato di questa cosa, infatti ho anche annunciato che sta arrivando questo video perché poi ho parlato piuttosto di come aiutarsi se si ha degli atteggiamenti mentali, delle convinzioni, ma anche delle conseguenze fisiche del disastro del quale parliamo oggi, e ho deciso di parlare di questa sindrome che io da un po' di mesi, che è nuova anche per me, da poco che l'ho scoperta anch'io, però è un po' andata in quella fascia del, non voglio dire subconscio, però così l'ho messa lì, ecco, da brava bambina che vuole far salvare la faccia agli alieni, e ho fatto così come mi viene naturale fare, senza pensarci troppo. Forse che ho anche pensato che un giorno ne parlerò, però ti dico la verità che non mi ricordo di aver pensato questa cosa qui. Semplicemente poi, giornata della mamma, ho detto ne parlo, anche perché appunto recentemente, qualche giorno prima in realtà della festa della mamma, ascoltando i video sui sintomi dello stress post-traumatico, quindi la PTSD, perché adesso, e di questo ne voglio assolutamente parlare, ti prego ricordami se non mi muovo in realtà, perché ricordarmi mi ricorderò sicuramente, perché sto sviluppando adesso uno studio, non lo sto sviluppando, sto scoprendo una cosa su di me, traducendo dei sintomi, che riguarda proprio l'insulino resistenza, è qualcosa che non ho mai sentito, ecco, poi l'ho anche cercato adesso in internet, non ho mai sentito nessuno parlarne, è molto importante perché si tratta della salute di chi appunto ha dei problemi con la glicemia, l'insulino resistenza, ma tutte queste cose che derivano dallo stress, e io l'ho studiato, insomma, ho scoperto delle cose, chiusa parentesi, ne devo parlare perché se veramente nessuno, ecco, va detta, ecco, così almeno è registrata perché è molto più sicuro. Sì, perché questo gruppo di infermiere che stava studiando, che le stavano informando, si stava aggiornando sul sindrome di Münchhausen, ha sviluppato i sintomi tipici di questi disturbi tipici del stress post-traumatico, che è uno stress, sono dei sintomi che sviluppano le persone che hanno avuto dei traumi molto grossi. Quindi tu figurati quanta questa cosa è grave se solo a studiarla le infermiere hanno sviluppato i sintomi da stress post-traumatico. Significa che nel periodo dopo questo corso hanno sviluppato queste che sono sintomi anche gravi, per questo poi si sono accorti, ecco, che le hanno sviluppate praticamente, cioè non so se tutti, però. E mi è sembrato, questa cosa mi è sembrato validasse l'importanza di quello che io mi è sembrato importante, perché ovviamente scoprire una cosa che poi vedi che ha del riscontro nella tua esperienza è importante. Però poi lo vuoi mettere là perché, cioè, non ne vuoi proprio parlare ai 420, non ne vuoi proprio parlare, so, su YouTube. Allora, di cosa si tratta? Parlando di Rapunzel e della strega che fa finta di essere la mamma di Rapunzel. La strega si inventa che tu stai male, che sei debole, non puoi uscire dalla torre. Hai dei sintomi, hai delle malattie, e se questa cosa raggiunge dei livelli assurdi, secondo me, i sintomi vengono proprio veramente creati dando delle medicine sbagliate, dando dei cibi sbagliati, togliendo i cibi giusti, togliendo, cioè privando la persona delle medicine giuste, se la persona ha bisogno delle medicine. E questa è una sindrome che è stata riscontrata soprattutto in donne che ovviamente hanno nelle loro cure che si occupano di qualcuno, ecco, tipicamente i figli, però è stata riscontrata anche quando la donna aliena ovviamente si occupava di una persona disabile, per esempio, o una persona anziana. Quindi c'è sempre qualcuno debole e queste persone che chissà perché, quindi sempre compassione, anche se dico la verità, per me stessa, per me è difficile in questa situazione se penso che c'è o c'è stata una madre che si
come ho detto nell'altro video, no? Che ti dicono sì, ma devi essere comunque grato perché ti ha dato la vita, no? A proposito della festa della mamma, sì, ma intanto bisogna vedere perché ti ha dato la vita, se era un caso, se è stata felice di darti la vita, se ha avuto la depressione postparto perché in verità non era felice che qualcuno sia nato, che è stato tutto un caso e che poi, ecco, se poi invece te la vuole togliere, cioè ancora devi essere grato perché è strana questa cosa, ma ne abbiamo parlato nell'altro video un po'. Quindi succede che ti fa proprio male fisicamente, perché a proposito del figlio ombra, tu rappresenti la parte malata, la parte sbagliata, la parte sulla quale la persona in disequilibrio mentale proietta, scinde, no? Le cose buone e le cose cattive, se cose secondo lei buone, secondo lei cattive, però non si tratta solo proprio di questa, la malattia, la salute, che è logico per tutti, ma anche se a lei piace l'antiquariato, le fa ribrezzo, le cose nuove invece sono fantastiche, ecco che tu, se sei il figlio ombra, sicuramente a te piace l'antiquariato perché sei sbagliato, no? Ma non lo decidi tu, lo decide lei, la mamma aliena, mentre alla tua sorella, tuo fratello, che sono il figlio, la figlia d'oro, il golden, le piacciono tutte le cose moderne, cioè queste cose sono decise da quel cervello che purtroppo, compassione, ecco, non funziona bene, anche perché non funziona bene perché lei stessa, parlando adesso proprio della madre, ha avuto un trauma, eccoci. Però intanto è giusto capirlo perché così puoi capire perché ti senti malata, perché ti senti malato se ti è successo, perché non ti fidi del tuo corpo, perché noi quello che pensiamo poi lo diventiamo. Se da piccolo ti hanno convinto che sei debole, che tu sei sempre quella o quello col mal d'auto, col mal di mare, che non puoi fare sport, perché sei fragile, che devono starti dietro e controllarti cosa mangi, ma poi se mi devi controllare cosa mangio, perché non mi hai dato i cibi giusti e mi hai sempre, no? Mancavano sempre, cioè perché quelle piccole dosi? Perché quando avevo fame no, perché non è l'ora giusta e quando magari non avevo fame invece no, finché ero già sazia, finché non finisci quello che c'è nel piatto, cioè tutte queste cose, una cosa cozza con l'altra. E soprattutto i farmaci, no? Tutta questa farmacia sempre, cioè ma chi sei? Un'infermiera? Cioè una mamma non dovrebbe avere tutti quei farmaci e somministrarteli secondo la propria privata decisione senza consultare i medici. E poi dall'altra parte consultare tutti i medici quando tu pensavi di stare bene, cioè quando quelle cose che ti dice stai giocando a baseball con gli amici, no vieni perché dobbiamo andare dal dottore, bue lì, dal dottore che tu senti, ma lei non vuole mai mangiare, non vuole mai questo, non riesce così, è sempre con l'affanno e tu credi a tua mamma quando sei piccola, quando sei piccolo e quindi sei quella con l'affanno e allora quello che la mente pensa, poi la mente influenza tantissimo, questo ormai è stato benché dimostrato. Allora, se tu pensi sempre di te stesso che sei fragile, che sei debole, che tu non puoi, che tutto fa, che il tuo corpo è così, ogni cosa che mangi può avere degli effetti, sai tu, perché sei lì così in balia degli eventi esterni, ma non è così. Poi scopri da adulto. Soprattutto guardando gli alieni, ecco perché per esempio i bambini golden hanno l'occasione poi diventare l'occasione, che poi non è questa grande occasione, fortuna però, diventano loro stessi appunto dall'altra parte del disequilibrio, quelli forti, arroganti, vedi che loro fisicamente sono delle rocce, sono i caterpillar della situazione sempre, cioè che loro possono cioè, cadere dall'alto, cioè, a loro succede tutto, si ubriacano, cioè, a loro non succede mai niente, poi alla fine due risate, è passato tutto, cioè si fanno due risate di queste cose, laddove noi invece ogni cosa, paura che devi dosare. Questo perché loro sono convinti di essere forti, perché così sono stati istruiti, così sono stati condizionati in questo senso, perché dovevano vincere la gara, tu sei forte, sono quei piccoli messaggi che goccia dopo goccia e dopo, ecco, vedi il risultato. Allora anche noi, se vogliamo avere goccia dopo goccia, risultato che poi ci rafforziamo. È importante cominciare a pensare in questo senso, però non ti viene mai in mente finché non scopri, per esempio, la sindrome di Münchhausen e ci pensi e dici: ma non è che, per esempio, Rapunzel potrebbe a un certo punto da adulta dire: sì, ho trovato i miei veri genitori, ho capito che quella era una strega, però non è che mi ha convinto lei che io sono così fragile, che io sono così spaesata, che io non potrò mai essere quella forte che si arrampica sugli alberi, che può anche cadere perché mi posso fare una risata anch'io quando cado, tanto sono forte con tutti i muscoli che ho che mi proteggono. Questo deriva da un pensiero, quindi ecco, diciamo che questo è il proposito.
mi appello a questo, perché il discorso è molto molto difficile. Immagino che i casi saranno rari, ma se ti riconosci, perché se si tratta, ecco, la ricerca oppure i risultati, cioè quando sono stati segnalati questi casi, sono stati segnalati, cioè se c'è sempre una mamma in praticamente nella maggior parte dei casi, e quella mamma altro non può essere che anaffettiva, non si spiega altrimenti, no? Non, è una persona empatica, non lo farebbe mai nemmeno a un gatto randagio che trovi per strada, anzi, no? Lo porti a casa e lo curi. E quindi stiamo parlando di persone anaffettive, di persone che noi qui, che io qui chiamo aliene, perché non sono umane. E quindi dove siamo rimasti? Con questa madre, Münchhausen, che gioca con i farmaci, no? Ti sembra, sembra che lei sia anche un'infermiera, non so come dire. Che tu pensi, quando sei piccolo, pensi, sì, ma lei forse ha studiato come infermiera. O forse i bambini se lo spiegano in qualche modo, sicuramente prima di fare il lavoro che fa tua mamma, ha fatto l'infermiera, così hai questi ricordi, forse te l'ha addirittura detto, no? Ma mamma come? Sì, ma guarda che io ho fatto l'infermiera, cioè forse addirittura queste cose qui, cioè loro hanno, anche quando vanno loro stesse, no? Con i sintomi dal medico che non ti possono portare perché tu sei a casa, magari tu stai bene e stai giocando, però loro vanno dal medico con tutta la serie di sintomi che si sono guardate nel libro o al giorno d'oggi su internet, e il medico, cioè chi dubiterebbe di una mamma preoccupata per il figlio? E sembrerebbe che questa sindrome, la causa, la motivazione che spinge queste persone, queste donne aliene a fare così, è la ricerca di attenzioni. Sposata con l'immagine e la narrazione di loro che sono fantastiche, che sono delle persone che si occupano dei bambini, dei figli, sono madri amorevoli, anzi apprensive, che quanto tempo stanno lì dietro a, appunto, chiedere le medicine, a stare, no? Così hanno tutto il supporto anche, no? Della comunità, hanno tutto la comprensione e l'attenzione di tutti quelli che poi sono pronti a ascoltarli, i medici in primis. E così quando una mamma di quel tipo va con la lista di sintomi dal medico, e il medico vede, riconosce la malattia e prescrive le medicine, e poi magari le medicine quelle le prendi o le prendevi, o questi poveri bambini disgraziati le prendono. E poi è ovvio che stanno male. Per esempio, ecco, quindi è importante da sapere questo per spiegarsi anche cosa è successo. Come puoi riconoscere o validare che questa cosa ti è successo anche poi quando sei adulta, delle cose che ti sono successe anche adesso, quando sei adulta, quando sei adulto? Perché magari da bambino puoi dire, ma forse non mi ricordo bene. E che esagera sempre i tuoi mali, sempre. Oppure li si inventa, come ho detto nel video precedente, si inventa qualsiasi cosa, sai che prendono spunto vero, questa anche, no? La cosa che funziona, ho visto con gli alieni, anche quando, appunto, no? C'è un compagno, una compagna che prendono una cosa quando ti diffamano, prendono una cosa vera, per esempio, hai cambiato lavoro, e poi ci costruiscono una storia falsa sopra la cosa vera. Però, per esempio, hai cambiato lavoro, ecco che una mamma con questa sindrome si inventa che ti è andata male, che però sei sul lastrico e che lei ti deve assistere, quindi che lì subentra lei, adesso la dobbiamo aiutare. No, sì, non lo saprei mai perché ovviamente queste cose non lo vogliamo dire, però è andata male con questo cambio di lavoro, dobbiamo lì sostenerla, anzi no, e magari perderà la casa. Cioè si inventano di tutto. Questa è la sindrome di Münchhausen. Oddio, oddio, mia figlia e mio figlio sono malati, accorrete, anzi magari basto io, ce la farò io, però comunque ho bisogno della ricetta, del medico, della comprensione. E soprattutto dell'attenzione, no? Di essere io l'eroina della situazione, e per essere l'eroina medico ho bisogno di qualcuno da accudire, no? Che sia appunto il disabile, la persona anziana, la nonna che non ce la fa più, oppure appunto tipicamente dalle ricerche si vede i figli. Eccoci. Per tutte invece le cose che si possono fare quando ci sono le conseguenze di questa cosa, ne abbiamo parlato una settimana fa. Nel video, che forse cambierò il titolo perché andava bene la festa dell'amore materno, perché l'ho pubblicato il giorno della festa della mamma, però forse adesso cambierò il titolo e lo farò centrare un po' con questo, con la sindrome di Münchhausen.
Ti abbraccio, non vedo l'ora di leggere i commenti ogni volta quando pubblico un video che parla, mi sembra di parlare male di qualcuno, per esempio in questo caso della mamma di Rapunzel, della strega che faceva finta di essere mamma, e mi sento un po' così, tipo, Dio, Dio, ho detto qualcosa che forse non. E allora mi serve di leggere qualche commento perché penso sempre, oh mamma mia, magari lo pubblico, però poi sono sempre in tempo di cancellarlo e so già che arriverà qualche commento perché adesso non mi succede più, ma all'inizio ero sempre un po' titubante certe volte sulla pubblicazione di questi argomenti e poi tornavo su YouTube per cancellarlo quando avevo ancora pochissimi iscritti o poche comunque visualizzazioni. Mi è capitato quasi sempre di trovare già un commento di qualcuno che ringraziava, di qualcuno che diceva mamma mia, il video è giusto, il momento giusto, oppure dire avevo bisogno di sapere questa cosa, mamma mia, mi fai scoprire cose che mi riordinano un po' il cervello. E quindi sperando che sia anche questo il video, e dicendo a me stessa, ma se non lo è, sei sempre in tempo di cancellarlo. Ti abbraccio, ti saluto, spero che questo video non ti serva per davvero e ti auguro un'ottima giornata. Ciao!